Oltre 2.500 persone hanno partecipato alla manifestazione popolare organizzata da Agrigento affinché si rimedi alla grave crisi idrica in corso. Per molti sembrerà assurdo, per molti che seguiranno da fuori la Sicilia e da fuori Agrigento, ma qui dobbiamo protestare per l'acqua, cioè per avere l'acqua a casa, un diritto fondamentale dell'essere umano. Ora la protesta e le mobilitazioni sono iniziate circa 2 mesi fa, ma in questi 2 mesi ci sono state promesse tante soluzioni, ma di miglioramenti concreti non ce ne sono stati. Quindi per questo, dopo una manifestazione, un consiglio comunale aperto alla città, è una lettera inviata al Presidente della Repubblica firmata da circa 1.400 agrigentini, abbiamo deciso di organizzare quest'altra grossa mobilitazione come segno di protesta e per fare pressione alle istituzioni competenti affinché adottino delle soluzioni di emergenza, perché abbiamo bisogno di aiuto. Ci sono dei quartieri dove l'acqua arriva ogni 20-25 giorni e la gente è esasperata, siamo al collasso, quindi aiutateci. Abbiamo contribuito con un nostro documento e poi abbiamo contribuito al documento del Comitato. Adesso è un documento per punti, è un documento importante di rivendicazione, di protesta, di proposte, speriamo di essere ascoltati. La politica deve assolutamente fare di tutto e non può gestire in maniera così superficiale il dramma. Quindi io invito la politica regionale, il presidente Schifani penso si deve alzare dalla poltrona, gli onorevoli parlamentari non devono andare in vacanza perché devono gestire in prima linea questo dramma che riguarda l'acqua. È già successo 2 mesi fa, purtroppo non è cambiato niente, anzi la situazione è anche peggiorata. Penso che siamo arrivati ad una situazione assolutamente insostenibile. Ci vuole l'intervento della Protezione Civile Nazionale con i suoi mezzi, le sue competenze e le sue possibilità, altrimenti noi non ne veniamo fuori e sarà sempre peggio nei prossimi mesi, perché non c'è pioggia in arrivo e gli invasi con la poca acqua che hanno ancora diventeranno asciutti fra pochissimo. La grande risposta della città agrigentina con tutti i comuni limitrofi spiega a qualche governante che non è più tempo di giocare. Un pozzo qua, un pozzo là, l'acqua non arriva da mesi. Adesso devono capire che la gente non è più in condizione di sopportare le angherie, non è più in condizione di reggere questo ritmo di 20-30 giorni e alcuni quartieri anche di più per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua. Il governo della città, il governo regionale si mettono in testa che la gente ha bisogno dell'acqua e la devono garantire, oppure rischiano davvero brutto, perché qui c'è una sommossa popolare. Apprendiamo proprio stamattina che il governo regionale, persino la nave che arrivava a Licata, adesso non la faranno più arrivare con l'acqua da distribuire. È una grande risposta a questa piazza che vuole l'acqua, e la Protezione Civile Siciliana, il governo siciliano con l'assessore e con il sindaco fanno orecchie di mercante. Nel terzo millennio è inconcepibile, è vergognoso, è ignobile che ancora si debba protestare per questi elementi. L'acqua è un elemento essenziale, vitale per la civiltà. Noi non protestiamo come sarebbe giusto per avere la TAV, non protestiamo per avere la metropolitana, non protestiamo per avere treni a lunga percorrenza, navi di linea con il nord, eccetera. Stiamo protestando per un elemento che è indispensabile ed è ingiusto che nel terzo millennio ancora possiamo dire che nelle nostre case non c'è acqua. Però parliamo di città, capitale della cultura. E questo è in netta antitesi con la realtà. Finalmente Agrigento scende in piazza, perché poche volte i cittadini si sono ribellati e finalmente è il momento giusto. Io sono anche molto risentita per le dichiarazioni che ha lasciato il nostro Presidente della Regione, dove dice che si mistifica questo problema, che non è vero che ci sono state disdette, che non è vero che manca l'acqua. Bene, io inviterei la prossima volta il Presidente della Regione a venire qua a confrontarsi con i cittadini anziché fare proclami senza ascoltarci. Io ho avuto degli amici che hanno dei genitori invalidi a casa, padre e madre senza acqua, persone anziane che non hanno la forza di andare a riempirsi i bidoni. Direi che nel 2024 dobbiamo scendere in piazza per accusare la cattiva gestione, la mala amministrazione, la mancanza di programmazione.
perché se siamo arrivati in questo punto, a questo punto vuol dire che non c'è stata anche da parte della Regione una programmazione adeguata. Dobbiamo protestare gridando contro i politici che ci hanno lasciato in mezzo e non poter prendere l'acqua per bere. Noi siamo convinti che dobbiamo dare il massimo per avere l'acqua, e l'acqua è un bene pubblico che ha lasciato il Dio, e questi ci speculano, i politici fanno i soldi. I cittadini sono tutti in piazza per reclamare un diritto fondamentale, senza colori politici, c'è gente di destra, di sinistra, ma rispetto a un'esigenza così importante come l'acqua, perché senza acqua si muore, siamo tutti qua, tutti insieme, e il governo nazionale e regionale devono dare subito risposta a questa gente sofferenze. I soldi si trovano per le armi. Io che sono in commissione bilancio, una settimana fa hanno stanziato 7 miliardi e 500 milioni di euro per l'acquisto di velivoli militari. Trovino i soldi, perché ci sono, per dare risposta ad Agrigento e a tutta la Sicilia che sta soffrendo. Soffrono i cittadini, soffrono gli imprenditori agricoli che vedono bruciati e persi i loro raccolti, gli allevatori che vedono morire il loro bestiame, e la gente più fragile e sofferente che non ha l'acqua. Anche lì una distinzione di classe, perché chi ha i soldi l'acqua riesce a procurarsi, il problema sono gli indigenti, e contro questa ingiustizia va data immediata risposta. Non c'è minuto da attendere, le risposte infrastrutturali verranno, ma innanzitutto vanno date risposte immediate all'urgenza. Si prendano le navi dissalatrici senza aspettare che si mettano in posa i dissalatori e si rimettano in uso quelli esistenti, ci vogliono mesi o anni. La città ha risposto per come doveva rispondere, perché è un problema non solo della città ma delle nostre città, e quindi la grande massa di gente che è venuta è perché ha sentito il richiamo per il problema che sta vivendo, e quindi la soddisfazione non è perché siamo qui, come qualcuno vuole sostenere, per fare polemica con le istituzioni, perché questo non ci può appartenere nella maniera più assoluta. Per noi le istituzioni rappresentano qualcosa di sacro. Lo Stato per noi è sacro, come la prefettura in rappresentanza dello Stato per me è sacro, quindi questi tipi di attacchi non ci appartengono. Qualcuno ha detto che è una manifestazione di colore politico. Se politica significa servire la gente, allora la manifestazione è stata politica, ma né di sinistra e nemmeno di destra, è la politica della gente, la politica a servizio della gente, perché chi lavora per il bene comune vive la politica nel senso più alto del termine. Diceva Papa Paolo VI che la politica è la più alta forma di carità, e questa è la carità che noi stiamo vivendo e cercando di far vivere alla nostra gente. Qualcuno ha gridato vergogna, non era nei confronti della prefettura, e nei confronti di chi ha portato a questo sistema le nostre città, perché la siccità era prevedibile, perché si poteva lavorare per tempo per evitare che gli invasi fossero al collasso, non ci fosse manutenzione, perché la rete idrica passasse in maniera adeguata per tempo, e soprattutto si arrivasse ai dissalatori, navi, portatili o di qualunque altro tipo che affrontasse l'emergenza. E questo è anche uno dei primi punti principali che chiediamo. I dissalatori, le navi, portateli in qualunque modo, è chiaro che avranno dei costi superiori, ma per affrontare l'emergenza è necessario. Credo che la risposta da dare a questa gente, sono convinto che la prefettura in rappresentanza dello Stato lo farà, è quella di unirci tutti, facendo sentire questa gente appartenenti a una città di serie A. Conquistiamocelo il titolo di Agrigento capitale della cultura, dimostrando che c'è una cultura di rispetto per i cittadini e soprattutto di equanimità, senza nessuna distinzione di quartieri di serie A e di serie B, senza nessuna distinzione di tutte le realtà. Vedere piangere alcune persone perché non hanno l'acqua a casa, perché non sanno come affrontare il quotidiano con ammalati, con persone disabili, per l'ordinario, per le nostre realtà lavorative, per le nostre realtà commerciali, per la nostra agricoltura, per il nostro artigianato, per la nostra industria. Mi permetto di dire che forse la politica in tal senso dovrebbe lanciare degli aiuti, degli incentivi che permettano a queste realtà di recuperare questo enorme gap che ha permesso ancora di più di aumentare il divario tra nord e sud.
Il governo ha dato una direzione, dopodiché è ovvio che tutto può essere cambiato, ma ci deve essere una ragione che evidentemente non può che essere la necessità di un miglioramento, di un funzionamento che i cittadini che stanno manifestando pare dicano che non sia ottimale. I problemi di ordine pubblico possono sempre accadere, purtroppo è nella natura umana quella di cedere all'esasperazione. Noi ci auguriamo che nessuno voglia, come dire, approfittare del momento per cavalcare la legittima e comprensibilissima disperazione dei cittadini. Aggiungo a questo che la Prefettura, proprio per tutela dell'ordine pubblico, sta lavorando molto oltre i suoi compiti ordinari. Io proprio poco fa ho firmato un'altra ordinanza, ex articolo 2 TULPS, tenete conto che negli ultimi 10 anni non erano state fatte in questa Prefettura, ne fate già 3 solo sull'acqua. Questa che riguarda l'utilizzo obbligatorio dei mezzi della protezione civile regionale e dei volontari sostanzialmente e del Corpo Forestale dello Stato per dare acqua a tutti i comuni che ne abbiano bisogno. Ovviamente non bastano per tutti i comuni. Cominceremo, atteso il fatto che si tratta per fortuna di mezzi piccoli, da luoghi particolarmente svantaggiati come Giardina Gallotti, il centro storico, Montaperto, luoghi che si trovano in collina, difficilmente raggiungibili dalla forza dell'acqua e che presentano una mappa, una trama urbana molto densa, per cui siano necessari strumenti come questi, cioè la piccola autobotte da 4.000 litri, da 8.000 litri, eccetera, eccetera. E questa è l'ultima ordinanza. Molti utenti agrigentini non sono nemmeno collegati all'AICA, perché hanno sempre avuto solo, diciamo così, la propria autoclave è fornita mediante autobotte, quelli collegati non sempre pagano, e d'altronde è comprensibile che uno non abbia voglia di pagare, per carità, quando il servizio non funziona, però senza soldi naturalmente i comuni non incassano il canone idrico che devono incassare e quindi non lo trasferiscono all'AICA, la quale non paga regolarmente Sicilia Acque che fornisce l'acqua e quindi è un cane che si morde la coda. In questo deve intervenire necessariamente un coordinamento a livello più elevato che non può che essere quello provinciale o regionale. Capite bene che nell'emergenza, anche qui io sono intervenuto andando oltre quelle che sono le ordinarie attività della Prefettura, nell'emergenza però bisogna comunque dare l'acqua. Io ho scritto a Sicilia Acque una lettera dove ho detto: attenzione, non potete dire che non date l'acqua perché i comuni non pagano, perché l'AICA non paga in questo momento, anche perché create un'ulteriore ansietà nella popolazione ove questa notizia vada in giro. La risposta che mi è stata data è: va bene, anzi si sono pure scusati, però hanno detto se continuiamo a non prendere soldi chiudiamo anche noi. I dissalatori, anche qui non è certamente una competenza della Prefettura costruirli, questo non significa che la Prefettura non si prenda le sue responsabilità, anzi oltre. Abbiamo scritto anche su questo e naturalmente sensibilizzando la Regione alla realizzazione dei dissalatori. Di recente mi risulta che il Presidente della Regione si sia rivolto allo Stato chiedendo maggiori poteri speciali per poter andare oltre il codice degli appalti e accelerare i tempi.